magari questi cali che abbiamo in queste ultime partite. Comunque è normale, anche perché dopo i primi mesi comunque sono stati molto difficili, soprattutto a livello mentale, quindi abbiamo fatto questa rincorsa, queste vittorie consecutive, quindi ci può stare un leggero calo, ma sicuramente noi non è che pensiamo già alle vacanze, o adesso abbiamo questa partita che è fondamentale, che è assolutamente da vincere, e quindi dopo questa partita poi staccheremo un po' la spina. Ma secondo me dipende poi dalle partite, cioè molte volte magari quando giochiamo in casa, magari il primo tempo le squadre sono più chiuse, magari la partita è più tattica, magari invece poi nel secondo tempo ci sono più spazi, le squadre si allungano, quindi magari è dovuto a questo il fatto che magari riusciamo più a segnare il secondo tempo piuttosto che il primo. Cioè l'Ischia senza l'organizzazione sarebbe quasi, cioè, agli stessi punti nostri, e quindi non è assolutamente da sottovalutare, nonostante abbia, come hai detto tu, subito 10 gol nelle ultime due partite. A maggior ragione loro verranno qui ancora più motivati e cercheranno sicuramente di strappare un risultato positivo. Noi dal canto nostro sappiamo quello che dobbiamo fare, qual è il nostro obiettivo, quindi dal primo all'ultimo minuto dovremo dare il massimo tutti per raggiungere questi 3 punti che sono fondamentali per noi. Sicuramente tutti questi infortuni in queste settimane hanno sicuramente messo in difficoltà il mister, nel senso che non aveva molte scelte da fare. Però speriamo di recuperare tutti il prima possibile, poi a gennaio sicuramente la società farà le proprie scelte, arriverà qualcuno a darci una mano sicuramente, poi vedremo, dai.